Intervistata dal settimanale che alla vigilia del suo ritorno in TV come conduttrice di Colorado con Paolo Ruffini, dal 28 marzo, Belen Rodriguez torna a parlare del riavvicinamento all'ex marito Stefano De Martino. Curioso che i due siano rivali professionalmente, lui presenta il concorrente Made in Sud su Rai 2, ma che al contempo siano tornati a frequentarsi. Sul magazine di Alfonso Signorini, Belen svela di sentirsi spaesata rispetto al suo attuale rapporto con l'ex marito e fornisce inoltre un'importante rivelazione. Il divorzio con De Martino, da cui è separata legalmente dal 2015, non è mai stato concretizzato. In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato, quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Belen, inoltre, si è detta felicissima in questo momento particolare della sua vita. Il merito, oltre che al periodo d'oro dal punto di vista professionale, va anche al rapporto ritrovato con De Martino. Dopo settimane di gossip e timide smentite da parte di lui, ci ha pensato la stessa Rodriguez a confermare il ritorno di fiamma, già nella recente ospitata a Verissimo, pur non sbilanciandosi troppo per rispetto nei confronti del figlio Santiago. C'è stato un riavvicinamento. Sono questioni delicate e c'è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano, faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un'altra famiglia, ma non me la sono sentita. La Sciovgirla ha espresso ottime parole per De Martino anche sul piano artistico, dicendosi soddisfatta per la sua consacrazione a conduttore di prima serata. Ho sempre creduto nella bravura di Stefano, ho sempre saputo che aveva i tempi televisivi giusti. È un ragazzo che studia, si prepara e conduce a memoria. Infine, Belen si è espressa su Soleil Surge, la naufraga dell'Isola dei Famosi con cui suo fratello Jeremias ha iniziato una relazione proprio nel reality. Ora che anche lei è stata eliminata, la loro liaison continuerà. Sembra che l'Argentina non apprezzi molto l'atteggiamento di Soleil. Si vede che è una ragazza senza peli sulla lingua, è una leader, magari a volte la vedo e penso che avrebbe potuto dire le stesse cose in modo diverso. Chi se ne frega?